Ragazzi, come promesso, ecco qua la nostra pizza napoletana nel forno di casa. Prendiamo la pietra refrattare e la mettiamo sul ripiano più alto del forno. Sotto, subito sotto, ci metto la teglia per ridurre lo spazio della camera di cottura. Prendiamo il panetto da 280 grammi che ho fatto 50% farina petra 5037 e l'altro 50% caputo nuvola. Pomodoro San Marzano macinato a mano per non rompere i semi che rilascerebbero un gusto amaro. Un filo d'olio. E la inforniamo così senza mozzarella perché giustamente col forno di casa ci mette un po' di più a cuocersi e la mozzarella si brucerebbe. Quindi inforniamo la pizza così e iniziamo a cuocerla. Quando vediamo che siamo più o meno a metà cottura la cacciamo un attimo e gli mettiamo sopra la mozzarella, fior di latte. Ecco qua un paio di girate, il forno è a grill a massima temperatura del vostro forno. Eccola qua, cacciamo la pizza, mettiamo rucola, grana e pomodorini a crudo, un filo d'olio evo e la nostra pizza napoletana nel forno di casa è pronta. Si è cotta bene, sopra e sotto. Eccola qua, buon appetito!